C'è bisogno di professionalità nel mondo del calcio e questo corso è un modo per creare professionalità. Sì, l'idea è proprio quella, è un'idea che si inserisce in una tradizione pluridecennale dell'Università di Teramo, che mi piace sempre ricordarlo a tutti, è stata la prima in Europa ad avere questo marchio e grazie all'intuizione dell'allora rettore Luciano Russi e dell'attuale presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, Gabriele Gravina. Da lì molti di noi, perché mi sono sempre sentito legato, a casa mia questa università, abbiamo fatto dei percorsi all'interno del mondo del calcio, però è rimasta impressa quella idea, e quell'idea cercheremo di riproporla con un progetto che intende andare oltre le normali dinamiche, cercando di diversificare con degli indirizzi che vanno non solo sul piano tecnico e gestionale, ma che parlano la lingua del calcio di oggi, che è quella della ricerca dei talenti, che è quella della gestione delle dinamiche di sostenibilità e che è quella dell'impiantistica. Quindi cercheremo attraverso queste cinque fonti di dare modo ai dirigenti che si prepareranno da noi di avere forse una marcia in più, forse una visione più ampia, speriamo la competenza giusta per dare una mano al nostro calcio. Un nuovo inizio, ma nello stesso tempo il rinnovamento di un percorso antico della nostra università, visto che ci siamo occupati di sport da ormai 25 anni. È una giornata che veramente ci dà molta emozione, perché dagli anni di Atri, vorrei ricordare in questo giorno Luciano Russi, Giuseppe Soggi e Sergio Quirino Valente, le tre persone che ci hanno permesso di arrivare poi dove siamo oggi. E dopo tanti anni di corsi, finalmente un corso che consente l'accesso diretto all'esame da direttore sportivo, quindi una possibilità in più per i nostri studenti, e credo che sia un modo anche per innovare il mondo del calcio con professionalità formate in accademia che possano coniugare appunto competenze sportive con competenze universitarie.